Sony Ericsson questa volta punta in alto e non a caso ha scelto come location per il lancio del suo nuovo cellulare Xperia Play l'ultimo piano del mitico grattacielo Pirelli. Un evento in grande stile per sottolineare che ci troviamo di fronte a un punto di svolta epocale, quello che permette finalmente a uno smartphone di trasformarsi in una console di gioco senza compromessi, come ci conferma Maurizio De Palma, Marketing Director di Sony Ericsson Italia. Prima di tutto si tratta di un telefono, di uno smartphone, uno dei primi con Gingerbread, tra l'altro 2.3, quindi di questo siamo molto, molto contenti, ma come dicevi tu, soprattutto basta aprirlo per vedere le sue capacità di console di gioco, con i tasti del PlayStation, i tasti dietro, insomma un qualcosa che, come ha detto Federico Russo stasera, viene voglia di non prendere più la macchina, di prendere il treno, l'autobus e continuare a giocare. Dopo tanti anni, forse dopo dall'inizio della creazione della joint venture 10 anni fa, finalmente un telefono che sfrutta tutti gli asset del gruppo Sony e in particolare un brand importante come PlayStation. Ma voglio ricordare anche l'integrazione di tecnologie come Bravia Engine o Exmor in altri telefoni della gamma Xperia. Quindi diciamo che il sogno della joint venture sta finalmente diventando realtà. La forza esclusiva di questo nuovo dispositivo risiede proprio nella capacità di giocare in mobilità con prestazioni simili a quelle offerte dalla vera PlayStation e con una gamma di giochi eccezionale già a partire dal lancio. Il sistema operativo Google Android, lo schermo da 4 pollici, i veloci processori di calcolo e grafici, oltre alla tastiera con pulsanti dedicati, permette di giocare come mai prima d'ora con il proprio cellulare. Ovviamente, trattandosi di una smartphone di ultima generazione, consente di gestire qualsiasi applicazione, scegliendo tra le migliaia presenti sul marketplace, da quelle tradizionali a quelle social come Foursquare. Rimanere in contatto con i propri amici, condividere foto, guardare video in alta definizione è semplice e immediato. Con Xperia Play inizia davvero l'era del mobile gaming. Avevamo visto utilizzare l'iPad e l'iPhone e persino l'iPod Touch per attività più business o più ludiche, ma evidentemente gli sviluppatori di Apple non hanno limite alla propria fantasia e tra le nuove applicazioni ce n'è una addirittura per misurare la pressione. Attenzione però, non stiamo parlando di un gadget, ma di uno strumento professionale messo a punto dall'azienda americana iHealth e distribuito in Italia da Medisana, che permette, grazie ad un apposito accessorio, di effettuare misurazioni assolutamente affidabili. Il kit si compone di una app, di un manicotto e di una base, ma l'elemento principale è l'interfaccia chiaro e intuitivo che rende questo prodotto alla portata di tutti. Una volta misurata la pressione, non solo è possibile rendersi conto della presenza di eventuali problemi attraverso l'indicazione dei risultati che appaiono sul display, ma anche controllare la serie storica delle misurazioni con un grafico e addirittura inviare i dati direttamente al proprio medico via posta elettronica. La televisione che conosciamo, quella che ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere, esultare, sognare, ci ha fatto rilassare e ci ha tenuti informati, da oggi diventa smart e non sarà più la stessa, grazie a 7 rivoluzionarie funzioni che cambieranno per sempre il nostro modo di vedere la TV, come ci spiega Gianmarco Poletti di Samsung. Il primo mondo è smart video. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere accesso a tutti i servizi di video on demand disponibili in rete con applicazioni in esclusiva sviluppate per i TV Samsung. E in esclusiva per l'Italia ed in esclusiva per i TV Samsung, Kubo Vision. Quindi i servizi di video on demand di Kubo Vision, quindi una ricca disponibilità di titoli e di film per passare una serata piacevole guardando il film che vogliamo, il film che ci piace, senza bisogno di andare in videoteca, senza bisogno di muoversi dal divano, tutto direttamente con un click del telecomando. Servizi in esclusiva, applicazioni, questo per noi è Smart TV. Grazie a Smart Naviga, un altro dei mondi Smart TV Samsung, sarà possibile accedere direttamente ad un web browser full, quindi avrò la possibilità di navigare in internet direttamente dal mio TV, direttamente con un click del telecomando. Non solo, un'altra cosa emozionante sarà la possibilità di utilizzare anche il proprio telefono cellulare Samsung con un'applicazione dedicata che darà la possibilità di utilizzare il mio telefono cellulare come telecomando per navigare ancora più velocemente, ancora più comodamente dal divano di casa. Un altro dei mondi smart è Smart 3D.
Da quest'anno Samsung lancia una nuova tecnologia, una tecnologia 3D attiva basata su radiofrequenza, quindi di sincronizzazione tra TV e occhiali basata su radiofrequenza. Questo che cosa permette di avere? Permette di avere un'immagine qualitativa, un'immagine 3D ancora più qualitativa, un'immagine 3D ancora più emozionante per godere appieno di questo nuovo modo di vedere la televisione. Non solo, Smart 3D vuol dire anche una nuova tipologia di occhiali, occhiali 3D ultra leggeri per guardare la TV 3D senza neanche avere il pensiero, senza neanche sentire la presenza degli occhiali sul proprio viso. Smart News vuol dire poter sfogliare il proprio giornale preferito, dalla Gazzetta alla Repubblica in esclusiva sui TV Samsung, al Corriere della Sera, direttamente con un clic del telecomando. Io alla mattina posso, prima di uscire di casa, aver già sfogliato i giornali direttamente dalle applicazioni di Smart TV Samsung. Con Smart Chat la TV diventa social, grazie alle applicazioni di Smart Chat avrò la possibilità di chattare live in diretta intanto che guardo la televisione, guardo una partita, posso commentare in diretta chattando con i miei amici il gol della mia squadra del cuore piuttosto che il film che sto guardando. Non solo, avrò la possibilità con un solo clic del telecomando di aggiornare in tempo reale il mio profilo di Facebook piuttosto che di Twitter o di chattare, come dicevamo, su Google Talk. A completare i rivoluzionari modi degli Smart TV di Samsung c'è anche la funzione Smart All Share, che consente in modo facile e immediato di consultare tutti i contenuti multimediali presenti su qualsiasi dispositivo collegato al TV anche in modalità senza fili. E poi c'è lo Smart Design, che grazie a una cornice di appena 5 mm riesce a dare maggiore spazio e più enfasi alle immagini, trasformando per sempre il nostro modo di vedere la TV. Nel hotspot di oggi affronteremo in modo scientifico l'annosa questione del traffico, problema che attanaglia sempre più spesso non solo le metropoli di tutto il mondo, ma anche le città minori, condizionate anche loro dalla presenza ormai incontrollabile di auto. Un problema serio che ha risvolti tutt'altro che banale, verso i quali i ricercatori dell'Università di Kyoto insieme a IBM stanno cercando di dare una soluzione. In questo servizio scopriremo come è possibile prevedere i flussi di traffico e quindi evitare gli ingorghi. Vai col click! Tutte le principali città del mondo sono alla ricerca di una risposta ad un problema comune, il traffico. In particolare qui, in Giappone, desiderano trovare una soluzione al crescente numero di automobilisti per le strade. L'Università di Kyoto e IBM Research hanno sviluppato un sistema unico che simula i diversi comportamenti dei guidatori su larga scala per milioni di macchine simultaneamente. Comprendere il comportamento degli automobilisti è il primo passo per migliorare lo sviluppo urbanistico e combattere il traffico. Il sistema può analizzare le condizioni di traffico a seconda di diversi scenari. Ad esempio, i ricercatori possono modificare il sistema per comprendere le conseguenze di uno svincolo, analizzando le conseguenze sul traffico cittadino anche nel lungo periodo. Tutti sanno che il Giappone diventerà una società piuttosto matura. Siccome possiamo modellizzare tutti i guidatori con la tecnologia di cui disponiamo, possiamo facilmente simulare come sarà il traffico nel prossimo futuro, nel 2020. Nel passato queste simulazioni venivano impiegate per la comprensione dei fenomeni naturali. Questa è una delle prime applicazioni finalizzate alla risoluzione di problemi riguardanti le nostre complesse società. Ora tocca alla nostra sezione Hard and Soft e quindi ritroviamo le prove prodotto di Guido Castellano, il giornalista di Panorama che oggi ci racconta la sua esperienza d'uso della nuova videocamera Sony Next VG10, il primo modello consumer al mondo con ottiche intercambiabili, con diversi pro ma anche con qualche contro. E a seguire vi mostreremo le immagini adrenaliniche del gioco della settimana, di cui però non vi anticipo niente per non rovinarvi la sorpresa. Bene, ora passiamo la parola a Guido, in collegamento come al solito dal suo salotto. Vai col click! Ciao Mark e un saluto anche a tutti gli amici di Contech. Eccomi come di consueto con la mia personalissima nuova prova prodotto. Oggi ho per le mani una videocamera Sony, la Next VG10e. Un prodotto molto atteso dai consumatori e dai videoamatori perché si tratta del primo modello consumer con ottiche intercambiabili. Una piccola ma grande rivoluzione. Come potete vedere, le ottiche si sganciano con il tipico meccanismo della reflex ed è possibile montare obiettivi diversi a seconda del tipo di ripresa che si desidera effettuare.
Ovviamente proprio questo aspetto aumenta la versatilità della VG10 perché permette di equipaggiare questo dispositivo con l'ottica migliore per ottenere sempre risultati ideali, passando da grandangoli a teleobiettivi con grande semplicità, facilitando la vita soprattutto a chi vuole realizzare filmati naturalistici o documentari. A questo indiscusso vantaggio si aggiunge tutta la versatilità del sensore Exmor APS HD CMOS, quasi 20 volte più grande di un sensore di tipo tradizionale. Tutta questa superficie permette di catturare maggiore luce per ottenere quei particolari sfocati nello sfondo, proprio come si usa nelle riprese professionali, un effetto di grande impatto che vi aiuterà a dare ai vostri video un look decisamente cinematografico. Una battuta la merita anche questo particolare microfono a 4 capsule, una per ogni direzione, capace di offrire una registrazione stereofonica di notevole livello. Cosa aggiungere? La totale libertà offerta dai controlli manuali e la possibilità di scattare immagini a 14,2 megapixel. Insomma, un prodotto di notevole appeal, ma con un problema, secondo me. C'è un problema non banale. Lo zoom, infatti, di questa super macchina è solo manuale e questo impedisce di usare la Nex VG10 in tutte quelle situazioni dinamiche perché per assicurare una buona stabilità è necessario sempre il supporto del cavalletto. Per qualcuno potrebbe anche non essere un problema, secondo me è un grande limite. È tutto per oggi. Alla prossima! Se siete dei maniaci della guida, allora dovete letteralmente correre per assicurarvi una copia del nuovissimo Test Drive Unlimited 2. Sviluppato da Atari Europe e Eden Games, questo titolo mette alcune delle auto più desiderate al mondo nelle mani dei giocatori. Tutti i dettagli vengono riprodotti in maniera perfetta e maniacale, grazie alla tecnologia di altissimo livello di Eden Games, non solo a livello estetico, ma anche dinamico. La sfida diventa reale con il più vasto e completo comparto multiplayer mai offerto da un gioco di guida, sia su console che su PC. Ci sono diverse novità in Test Drive Unlimited 2. Una delle principali è la presenza di una nuova isola, quella di Wau, che si aggiunge a quella di Ibiza. Il gioco originale aveva 600 km di strade percorribili, parecchi, ma ora i chilometri sono 3.000, davvero tanti, a cui si aggiungono 900 km di fuoristrada. Quindi abbiamo auto dedicate proprio all'off-road e si può competere in un campionato dedicato a questi veicoli. Tipologie di circuiti totalmente nuove, classi di veicoli, sfide ambientali, location e molto altro ancora portano questo epico franchise verso nuovi livelli di performance e di lusso. Ogni dettaglio è stato curato alla perfezione, come la colonna sonora del gioco, che contiene alcune delle musiche più trendy del momento, grazie alla supervisione del DJ Paul Oakenfold. E che il rombo sia con voi! È tempo di fare una piccola sosta tecnica per la pubblicità. Noi torniamo fra pochissimo, quindi rimanete connessi con noi. Vai con gli spot!